Grande video oggi. Come avrete potuto intuire dal titolo, trattiamo uno degli ortaggi che amo di più. Prepariamo tre ricette mega sfiziose. Se siete amanti della zucca, quando assaggerete questi piatti vi verrà da svenire. E secondo me, la terza idea in particolare, se non siete amanti della zucca, vi piacerà comunque, perché c'è una combinazione di ingredienti molto interessante. Io proporrei di partire. Facciamo un soufflé di zucca, proprio semplice questo, eh? Quindi invece che fare il solito soufflé salato col formaggio, ad esempio, lo facciamo con la zucca e vedrete la sofficità, quanto è morbido. Non sarà un flan, ma sarà proprio bello gonfio. E quando lo mangerete sarà un po' spumoso, eh? Un bel antipastino. Come varietà di zucca, io per tutte le ricette sceglierò la Delica, ma perché è una delle mie preferite. La polpa è bella soda ed è bella saporita. Togliamo i semi. L'importante è che tutte le fette o i pezzi abbiano più o meno lo stesso spessore. Ora la cuociamo. Io scelgo come metodo di cottura il microonde. La potreste cuocere anche al forno, magari in quel caso avvolgetela con della carta forno per formare tipo un cartoccio, oppure anche al vapore. Per la cottura microonde io la metto in una teglia con della pellicola adatta per la cottura microonde, altrimenti potreste metterla in una ciotola e ci mettete sopra un piatto, così cuoce anche lì tipo a vapore senza asciugarsi troppo. La cuociamo per circa 15 minuti alla massima potenza. Nel frattempo che la zucca cuoce, noi ci dedichiamo alla realizzazione della besciamella, che è fondamentale, per il soufflé. Quindi, burro in una casseruola. Ecco. Aggiungiamo la farina. Sarà una besciamella un pochino più corposa. È importante che seguiate bene le dosi, eh. Adesso unisco il latte, poco alla volta. Comincio a stemperare. Quando comincia anche ad addensarsi, ne aggiungo ancora un po'. Questa con la zucca è stupenda. Spengo e divido immediatamente le uova. Albumi da una parte, che questi poi li dovremo montare. Incorporo un tuorlo alla volta, mescolando. Zucca pronta. A prescindere dal metodo di cottura che voi scegliete, l'importante è che sia morbidissimo. Guardate come si spappola. Frulliamo formaggio grana e andiamo. E adesso aggiungo la base besciamellosa. Guardate che cremosité. Vediamo se devo aggiungere ancora un po' di sale. Perfetto. Delicato, buono. E sapete cosa faccio nel frattempo che attendo che arrivi alla temperatura ambiente? Mi occupo degli stampini. Io per imburrarli uso il burro sciolto, che così almeno non modello particolarmente gli stampini. Poi se avete gli stampini in ceramica è ancora meglio. Giuro, prossima spesa saranno quelli. Quando il video però l'ho già fatto, però magari di soufflé ne faremo ancora, dai. Per avere un soufflé un pochettino più alto, questo l'ho detto anche su Instagram, ho fatto vedere l'Art Attack, vi do un altro consiglio. Prendete un pezzo di carta forno, ritagliamo delle strisce, magari da un foglio potreste ricavarne tipo 4 o 5. Io direi che questa misura può andare più che bene. Vi avvicino, che così è più chiaro. Ci girate attorno e con una spillatrice, ad esempio, piuttosto che con una graffetta, nel caso non abbiate una spillatrice, deve essere leggermente più alta del bordo, così avremo dei soufflé perfetti. Direi che ora proprio ci siamo. Se voi avete lo stampino in terracotta o in ceramica e non ha normalmente questa rientranza, sarà ancora più semplice far aderire la carta forno alla circonferenza, insomma, dello stampo. Basterà del semplice spago da cucina. È proprio perché io sta rientranza e divento pazzo e non riesco ad avere un buon risultato. Guardate che bel lavorino che abbiamo fatto. So che è un po' una palla, però ne vale la pena. E adesso che il mio composto ha raggiunto la temperatura ambiente, possiamo montare gli albumi. Vedete? Comunque montati, ma ancora cremosi, non troppo sodi. Amalgamateli subito al composto, altrimenti tendono a smontarsi dall'alto verso il basso. Con l'aiuto di un mestolo versiamo. Ecco, vedi che ho già fatto danni. Dovete riempirli quasi fino all'orlo. Potevo essere un po' più preciso, però fa niente, insomma, saranno più caserecci così. Vi do un consiglio: quando fate il soufflé, potete prepararli in anticipo fino a quando voi non avete amalgamato gli albumi e non avete montato gli albumi. Quando voi gli albumi li avete montati, dovete metterli in forno praticamente subito, perché altrimenti tendono a smontarsi col passare del tempo. E soprattutto, appena il soufflé è pronto, lo dovete mangiare subito, proprio ancora caldi e gonfi, perché altrimenti il soufflé così, pian pianino, si sgonfia.
quindi appena è pronto, via che se magna. Delicati, delicati, delicati. Modalità statica, 160 gradi per circa 45 minuti. Nel frattempo che i soufflé cuociono, non azzardatevi ad aprire lo sportello del forno. Guardate che gonfiore. Ho atteso 2 minuti per non istionarmi. Cioè, una frittata montata. Eccoci con la seconda recipe. Facciamo un risotto, che però non sarà un risotto, sarà un farrotto. Scusatemi, ma quando dico farro sono terrorizzato, perché penso, cioè, anche abbastanza frustrante, ecco, causa parecchio. Scusatemi, insomma, per il disagio. Normalmente questa preparazione non risulta cremosa come il risotto, no? Però in questo caso, dato che abbiamo la zucca che renderà il tutto molto molto cremoso, avremo un risultato eccezionale. Partiamo con la cipollina. Ecco, io per cambiare uso la cipolla rossa. Vi consiglio anche di usare il porro, se vi piace il porro. Questa qua è la ricetta dell'Erde, che con la zucca è divino. Però siccome lo userò per la terza ricetta, ecco, per non fare lo stesso abbinamento, uso la cipolla. E andiamo di tritatina. Goccino di olio, ovviamente la facciamo rosolare. Qua il farro decorticato. Il farro decorticato è il farro meno raffinato, però necessita dell'ammollo. Io l'ho fatto ammollare per tutta la notte, però almeno 6 ore sono necessarie. Se volete però fare una cosa un po' più spiccia, potreste usare il farro perlato, non necessita dell'ammollo quello, e soprattutto cuoce in un tempo minore. Ovviamente lo scolo. Magari a tanti so che questa ricetta non ispira, invece è veramente buona, poi come vi ho detto bella cremosa, e soprattutto ogni tanto cambiamo, non facciamo sempre il solito risotto, la solita pasta asciutta, cambiamo anche i cereali, che è una gran cosa. E poi sono tutti buoni, ognuno ha la sua caratteristica, però sono tutti buoni, proprio come per un risotto. Fiamma alta e lo facciamo tostare fino a quando sentiamo che scotta. Qua ho del brodo vegetale che ho fatto prima, si danno carote e cipolla, non ho messo altri ingredienti, anzi adesso metto un po' di sale grosso. Se volete comunque potreste usare l'acqua calda, non serve che facciate per forza il brodo. Ovvio che col brodo è un po' più completo il sapore. Io adoro la curcuma combinata con la zucca. Il problema è che questa curcuma, ne ho un vasetto intero e scade a marzo 2020. L'ho detto anche su Instagram. Inizialmente la volevo buttare, poi ho pensato, ma magari le proprietà della curcuma stagionate sono più potenti. E quindi ecco, mi illudo così. Fatele sempre tostare le spezie, perché cambia il loro sapore, risulta più buono. Cominciamo la cottura. Ho aggiunto un bel po' di brodo vegetale, così. Ne ho messo un bel po' perché tanto adesso la cottura è abbastanza lunga, non è come per il risotto. Qualora dovesse essere necessario aggiungerne, aggiungetene. Calcolate che per via di tempistica il farro perlato cuoce in circa 35-40 minuti, questo qua invece in 45-50. A prescindere dal cellulare, dal cereale che voi scegliete, dovete comunque cuocere la zucca mezz'ora. Quindi, quando manca mezz'ora di cottura, aggiungiamo la zucca. Adesso metto un po' di sale e anche un po' di pepe per assorbire le proprietà della curcuma e anche per il gusto, insomma, un pochino di pepino ci può stare. Ok. Allora, mancheranno tipo 4 minuti. La zucca si è ammorbidita molto, però è ancora abbastanza intatta. Adesso io faccio così per avere un risultato cremoso, ma per non avere la zucca eccessivamente spappolata. Prendo una forchetta, ovviamente se avete una pentola antiaderente state molto attenti a non graffiarla, basterà andare così solamente sulla superficie. Comincio un po' a schiacciare alcuni pezzetti di zucca, così alcuni pezzetti diventeranno tipo vellutata, invece altri pezzetti li lasciamo interi. Per evitare di fare danni, sollevo un pochino, tanto il cereale non è ancora del tutto cotto, quindi non è che lo spappoliamo. Guardate che adesso ci siamo quasi, con la zucca e il rosmarino è pazzesco. Lo potete scegliere fresco, ma il mio è secco, ma va bene ugualmente. Perfetto, la consistenza è perfetta, deve essere leggermente più asciutta di quella del risotto. Spengo, aspetto un minuto e poi aggiungo olio extravergine di oliva per mantecare e un po' di formaggio grana se vi piace. Vedete com'è? Cremosissimo sì, però con i pezzi di zucca dentro. Metto tipo 3 cucchiai, questo basta. Sto cercando in tutti i modi di renderlo instagrammabile, ho messo zucche intorno e non lo sarà mai, però cari miei è uno dei piatti più green e sani, più buoni secondo me.
Confermo. Siamo arrivati all'ultima ricetta, ci occupiamo della realizzazione di una parmigiana, ovviamente non di melanzane ma di zucca. Abbiamo una stratificazione di tante cose buone, abbiamo qualcosa di cremoso come la besciamella che viene alternata con le fette di zucca, poi abbiamo qualcosa di filante come la provola, c'è il porro stufato che con la zucca ci sta divinamente bene. Sopra volevo caricarla con qualche fettina di pancetta, è facoltativa questa aggiunta, però secondo me ci può stare. Insomma, sarà un gran piatto, Sì. Qua nell'orto che raccolgo un porro, mi serve per la ricettina. Magari questa parte verde più coriacea la tengo per un brodo. Anche il porro diciamo che è leggermente commovente, eh? Assomiglia un po' alla sua cuginetta, Cipollina. Noce di burro. Porro. Un pizzico di sale. Aggiungo un goccio d'acqua e lo faccio stufare piano piano fino a quando si ammorbidisce bene. Facciamo la besciamella, classica. Un po' di burro. Farina, prima che il burro bruci. E adesso latte, poco alla volta. Adesso sale, pepe e noce moscata. Besciamella pronta, porro pronto. Molto magra devo dire questa pancetta, eh? Però siamo in autunno, dai. E l'ho tagliata a fiammifero. Questi qua secondo me sono sufficienti per avere una parmigiana in cui la zucca si sente, ma che sia anche saporita, che abbia un carattere un po' diverso. La zucca invece l'ho tagliata a fettine molto sottili, tipo mezzo centimetro, con la fettatrice, altrimenti potreste usare la mandolina. Se non avete nessuna delle due come accessorio potreste usare il coltello, e se non riuscite a tagliare con il coltello delle fettine tanto sottili potreste tagliarle un pochino più spesse e passarle magari nel microonde per qualche minuto per ammorbidirle un po', o anche al vapore o in forno. Io, siccome faccio tutto a crudo, le ho tagliate molto molto fini. La provola l'ho tagliata a cubetti, quindi ci siamo. Partiamo con l'assemblaggio. Ho messo un velo di besciamella sulla base. La teglia poi è da 30x40 cm, per darvi un'idea. Bisognerà spezzare così la zucca. Ovviamente dovremo cercare di tappare tutti i buchi. Strato sottile di besciamella. Ok. Porro, che lo prendo così con le mani per fare un lavoro un pochino più preciso col cucchiaio, dopo c'è il rischio che ammucchi un po' gli ingredienti. Provola, altro strato di zucca. Ad ogni strato mettete un pizzico di sale, perché la zucca è insipida. Mi raccomando, mettetene anche qua sui bordi poi, perché è sempre la parte che viene trascurata di più. Cavoletto. E facciamo l'ultimo strato, ma solo perché la zucca calerà, quindi poi magari c'è il rischio che la vostra parmigiana risulti troppo bassa. La besciamella. Un mix di formaggio grana e pan grattato. E poi vado con questa meraviglia, o anche il guanciale, lo vedo molto bene. Copriamo con un foglio di carta forno bagnato e strizzato, che servirà per cucinare bene gli ingredienti e farli ammorbidire per 20 minuti a 200 gradi in modalità statica. Successivamente toglieremo la carta forno, proseguiremo la cottura per altri 20 minuti e ovviamente senza la carta forno si formerà una bella crosticina in superficie. Io andrei nella parte centrale, che è la mia preferita. Ciao. Allora, sfiliamo. Eccola là. Togliamola dal forno e facciamola un po' intiepidire, perché bisogna tagliarla quando non è bollentissima. Ullala. Eccola qua. Mangiamo. Che bontà. Uno spettacolo mangiare un insieme di queste cose. Il tutto legato da una besciamella cremosissima. Un sogno gastronomico. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi va, quale delle tre idee vi ispira maggiormente. Credo che la mia sia questa qua, questa qua ultima. Comunque le altre due sono fantastiche e io spero che in qualche modo voi le facciate. E a proposito di questo, se vi va, taggatemi o su Instagram o su Facebook, che a me fa sempre un sacco piacere. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui contenuti. E qua sotto invece c'è il collegamento con il blog per vedere tutte e tre le ricette scritte. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. E io vado avanti con il mio piatto preferito dei tre. Anche perché gli altri li ho finiti, quindi è l'unico che rimane, adesso mi toccherà condividerlo.